tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, buongiorno. Io lo devo dire, fatemelo dire. La donzelletta viene dalla campagna, il sul calar del sole, ornare la sapresta, vabbè, tutto il resto. Ok, okay. Abbiamo salutato anche Leopardi. E lo fa anche Federica Cocco. Ma come, lei è Albero Bello? Esatto, dalla campagna. Certo. Allora, alla Puglia. Federica Cocco, con questo suo successo, devo dire, è diventato un successo, perché è una canzone anche che si balla bene, si presta bene per la musica in Poi è un genere. Bel inizio per lei, c'è una carriera video, luminosa. C'è un bel video fatto a Albero Bello con tutti i trulli, con tutti visti di sotto, vabbè, ho già detto tutto, sì. Partiamo? Vai, Maria! Adesso una canzone dedicata a tutte le donne, una canzone che ho scritto insieme all'amico Gianni Coletti, ed è Le donne amano, le donne veramente amano. Ascoltate bene le parole, da Luciano Nelli per tutte le donne. Aspettano di notte e accettano qualsiasi tua bugia, sono quelle che in silenzio sanno piangere per non lasciar che tutto vada via, le donne che ti offrono l'amore ai bordi delle strade di città. Donne a cui la vita ha rubato gli affetti e la propria dignità. Le donne amano e sanno sempre cosa fare, piccole isole nel mare, sotto
le stelle, il cielo blu. Le donne sognano il vero amore, non l'avventura. Le donne che non han paura di guardare in faccia la realtà. Una carezza, due parole, è solo questo che le servirà. Le donne sognano, le donne amano, le donne. Luciano Nelli. Grazie, grazie. Inviati da Luciano Nelli. Inviati speciali. Eccoci. Speciali. Meno male non si vede la gambetta dove va, però speciali. Oggi c'è Mirko che è stato inviato, sì. Volentieri. Vabbè. Mirko, stai pure lì, Ciao. Ciao Luciano, ciao Paola, oggi sono accompagnato da una bellissima ragazza e si chiama... Emma. Emma, ecco, io ti voglio fare una domanda, io sono rimasto colpito dai tuoi occhiali, no? Ma te ne sei accorta, tu c'hai l'angolo di fuori a questi occhiali? Adesso che me lo dici me ne rendo un po' conto, però dai, sono troppo belli. Sono bellissimi, sono favolosi, proprio come la persona che li porta, giustamente. Oh, grazie, che meraviglia, tutti questi complimenti in una volta sola. Ora mi toccherà chiedergli anche soldi, sta a vedere. Che fai di bello nella vita, Emma? Che studio. Cosa studi? Biotecnologia. Biotecnologia, ovvero perché io sono un po' acerbo su questa cosa. È praticamente arrivi a fare la ricerca in laboratorio di, insomma, una branca della medicina, oppure arrivi nell'industria o nella farmacia, dipende, poi ci sono vari ambiti. Ora io sono proprio al primo anno, quindi oddio, all'inizio del secondo non so molto bene, mi orienterò in futuro. Ok, allora ti faccio un in bocca al lupo per i tuoi studi, spero vada tutto bene, che tu possa realizzare i sogni della tua vita. E cosa dire? Io Luciano a questo punto ti saluto, rimango sempre con Emma perché ormai sono rimasto flashato da lei. E ciao Luciano, ciao Paola! Anch'io, ciao, vabbè, ciao Luciano, ciao Paola! Jukebox dediche, vediamo un po' chi ci scrive per oggi. Un SMS tanto amato da Luciano Nelli che ci arriva da Napoli. Gianna per Leo. Salve a tutti voi, vorrei dedicare questa canzone a mio fratello Leo. Complimenti per la trasmissione, la guardiamo sempre su YouTube. Oh, che bello, la vedranno anche su TV Nelli oppure su tutti i canali. Nelli, del sito. Certo, o sì, su sì, Sky, sì, insomma, lo sai che c'è. Si vede anche tramite Facebook, siamo, no? Estremamente poi... riprodotti. Sì. Detto così, ecco, sembra in serie proprio, ecco. Grazie, virgola, Annalisa Daloia, uno scatto d'amore. Vedi che la nostra redazione ha trovato anche la canzone proprio che tu volevi, perché sei stato bravo, hai scritto per tempo e quindi ce l'abbiamo fatta. Gianna. Guardarti che emozioni mi dai, fotografia, mia nostalgia, più passa il tempo e più non passerà mai.
fotografia che mi fai ricordare quante lacrime mi fai versare. Con te respiro l'aria di quel giorno e ancora sogno. Ancora sogno. Fra i cassetti aperti e impolverati, fra gli oggetti cari dimenticati, fra i saluti e baci di una cartolina, quella della gita mia da ragazzina, ho trovato un album di vecchie foto. Quella nostra sfida era solo un gioco, e il premio un bacio sulla spiaggia raggiunta a nuoto. Fotografia, malinconia, nel riguardarti che emozioni mi dai. Fotografia, mia nostalgia, più passa il tempo e più non passerà mai. Fotografia che mi fai ricordare quante lacrime mi fai versare. Con te respiro l'aria di quel giorno e ancora sogno. Fotografia. Fotografia che mi fai ricordare quante lacrime mi fai versare. Con te respiro l'aria di quel giorno e ancora sogno. E ancora sogno. Oggi sono scesa dentro al cuore, ho pulito e fatto entrare il sole, ho poi chiuso e sono andata via con un vecchio album, una fotografia. Now we are free, now we are free. Questo Arena. Bel successo, Arena, con questo bel successo, questo nuovo successo, devo dire, con questa grande produzione dell'amico Pietro Galassi, prodotto dalle edizioni Nobalis per tutti voi. Eccolo là, Pietro Galassi.
Farei partire la rubrica adesso che si chiama Conosciamoli meglio. Vai con la sigla. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio, conosciamo meglio Gigi Chiappini, che un po' ha raccontato nelle scorse interviste della sua storia, ma il sogno nel cassetto di Gigi Chiappini, che è un pischelletto, grazie. Che è giovanetto magari, ancora, è un trombettista in erba. No, ma ce l'ha un sogno nel cassetto? Ma ce n'è anche più di uno, solo che fa la muffa. nel cassetto fanno la muffa. Quindi dobbiamo tirare fuori questi sogni. Uno è poter ritornare a fare quello che si faceva prima, senza problemi, perché purtroppo... Quindi ripraticare l'attività, insomma, esatto, musicisti tornare, come ci spetterebbe, come tutti gli, no? altri, di diritto, come certo. tutti gli altri. Del resto, e poi l'altro sogno è aprire un piccolo ristorantino tipico. Sai che lo pensavo? Allora ti devo chiedere il tuo piatto nel quale allora, eccelli, insomma. Il piatto preferito che so fare meglio è la paella. Quella? Che tutto sommato non è tanto... Non è italiana, no, la paella? Infatti, tu, sì, pensavo sì, qualcosa di più, no, tipico della tua regione. Ma particolare, perché c'è, contiene... tu la fai con carne e pesce? Carne e pesce, sì, esatto, e verdura anche, quindi sì. Insomma un po'. E questa, diciamo, è la paella. Però, l'altra sera ho fatto come si chiama, il sugo di funghi, per dire, ecco. No? Il sugo di funghi è tipico anche piacentino, diciamo, della nostra terra, con le tagliatelle, che mi ha dato una mano la mia mamma. La tua mamma, esatto. Vedi, che quindi fatte proprio in casa. Sì, sì, ma sì, per forza quest'uomo poi vogliono sposare tutte anche più volte, perché le prende per la gola, capisci? Qui le nostre telespettatrici sono in coda. No, mi piace a momenti più che fare musicista, te vedi? Lo posso garantire. Ecco, se non avessi studiato la tromba, batteria? La batteria sì, a livello strumento sì, sicuramente. E il canto? Sono un batterista mancato, canticchio. Canticchio, non sono cantante. Quindi ecco, nella tua orchestra, diciamo, quando devi selezionare un elemento di punta a livello di cantante, perché spesso è quello che assolutamente è, no, sì, poi magari po ne fai anche una regione, l'ultimo periodo ho avuto solo la cantante. Esatto, mi ricordo però anche quando ci siamo conosciuti tanti anni fa, avevi Marina. La Marina, poi è arrivata la Beatrice. Certo. La Beatrice, esatto, infatti siamo stati anche spesso ospiti, ci scambiavamo le ospitate televisive, esatto, no? Esatto. Ecco, sì. Bei tempi. Mi piace lei, a chi è dedicata? Ah, la dedichiamo a tutte le donne, a te compresa. Pensiamo alla cucina, non so, a qualche... No, è un brano che abbiamo scritto insieme a Roberto Rangone. Da Rangone siamo molto, molto, molto amici, anzi, di più di che amici, ecco. Sì. Siamo fratelli, per cui essendo tutti e due di Alessandria, abbiamo scritto questo brano insieme, che è carino, con un pezzo mi piace lei. Allora la accendiamo, la facciamo ascoltare oggi al popolo di ritornelli. Gigi Chiappin, Mi piace lei. Mi sono innamorato di una donna, la storia è sempre quella, ci sono ricascato agli occhi più lucenti di una stella, è stata una scintilla, per lei mi son perduto. Fra le mie mani tengo stretto il cielo, lo giuro, son sincero, e non mi sembra vero. Da quando l'ho incontrata la mia vita ha un sentimento nuovo che dà felicità. Mi piace lei perché le sue carezze fanno bene al cuore. Quel giorno che l'ho vista in riva al mare, di colpo mi è sembrato di volare. Mi piace lei perché un'altra donna vuole, no, non c'è. Profumano di fiori i suoi capelli neri, un sogno diventato realtà. Mi sono innamorato di una donna, fra tante la più bella, sorriso delicato. Mi guarda divertita anche la luna, per quella donna bruna che il cuore mi ha rubato. Mi sento allegro e ho voglia di cantare, dirle mille parole, di certo è vero amore. Da quando l'ho incontrata la mia vita è stata una partita che ho vinto, e sai perché? Mi piace tanto lei. La chitarra.
perché un'altra donna vuole, no, non c'è. Graziosa, innamorata, solare, spensierata, la donna che mi dà felicità. Graziosa, innamorata, solare, spensierata, la donna che mi dà felicità. E arriva l'amico Dennis, anche lui è un collega perché anche lui conduce una trasmissione televisiva in una televisione del centro Italia e che in questo caso però ci fa ascoltare la nostra vita. Sono molto creativi in famiglia, Dennis, Iosilino e il papà sono molto creativi, la nostra vita parla d'amore. Ma io e te possiamo fare molto di più, questa vita che va. L'umana connessione potrà ancora salvarci. Eh sì, io e te possiamo fare molto di più. Per questa vita che viene, che va e a volte non torna. La nostra vita che tutto ci dà. Salutiamo, ciao a tutti. Ciao amici. Ballando si vive meglio. Comunque, ovunque lo facciate. Appena si può. Ok? Anche in palestra va bene. Ciao. Ciao. Quanti ritornelli